E buon pomeriggio, fratelli e sorelle bianconere, e benvenuti in un mio piccolissimo video. Allora, ragazzi, ho un rimprovero da farvi. Ma più che un rimprovero, ve lo chiedo come cortesia. Ma vi da fa sto piacere? Mi dovete fare questo grande piacere. Allora, quando io faccio i video, ok, che durino due, che durino 5, che durino 10, che durino 15 o che durino 20, mi dovete fare la cortesia, prima di commentarli, ve li dovete guardare tutti. Ve li dovete guardare tutti i video, dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. Altrimenti, ok, desistete. Non lo aprite nemmeno il video. Perché io stamattina pubblico un video di 21 minuti dove cerco di analizzare e dare il mio punto di vista, la mia linea di pensiero a quelli che magari ancora non capiscono il motivo per la quale io sono deluso. E puntualmente, appena pubblico il video, non passano neanche i 2 minuti che già mi trovi il commento. No, ragazzi, non andiamo bene così. Non andiamo bene così. I video li dovete guardare. Una vita commentata, che leggete il titolo, o che magari vi vedete i primi 30 secondi, al massimo un minuto e mezzo, e commentate. No, non funziona così. Non dovete fare le cose superficialmente. Se vi interessa, lo aprite. Se non vi interessa, non lo aprite il video. Ma voi veramente pensate di pigliare per culo a me? Eh? A me che sono scorpione, pensate di pigliare per culo? A me, Anna ancora nasce che mi piglia per culo. Sappiatelo, ragazzi. Anna ancora nasce. Anna ancora nasci che mi piglio per culo, perché io qui dentro tengo i vermi che sono tanto lunghi, non poco più lunghi di vostro. Quindi i video, o ve li vedete o desistete. Non mi commentate i video prima di non averli visualizzati tutti. Perché non è possibile che io pubblichi un video da 21 minuti, dopo 2 minuti già mi trovo un commento. Che poi mi trovo dei commenti, scusanti ovviamente, della quale io nel video ho smontato. Perché ho trovato un commento di un certo Domenico Fierro, faccio nome e cognome, non me ne frego un cazzo, dove mi dice: "Ma le assenze, se tu avresti visto il video, senza che lo apri, commenti e te ne esci, 8 video sì e no, 2 minuti, 2 minuti al massimo, avresti sentito che tu quello che hai scritto io l'ho detto nel video". Perché in tanti hanno detto: "Ma ci sono le assenze, la Juventus è rimaneggiata". Io nel video ho detto all'inizio stagione, quando abbiamo perso tanti punti con l'Empoli, con l'Udinese, con il Sassuolo, con il Venezia, non mi sembra che la rosa della Juventus era rimaneggiata. Mi sembra che c'erano tutti i giocatori. I vari Chiesa, Dybala, Caio Jorge, tutti c'erano. Chiellini, Bonucci, tutti c'erano. Eppure abbiamo perso i punti. Quindi facetemi sta cortesia. Se ve li volete vedere i miei video, guardateveli tutti e poi commentate. Non apriteli solo perché la vita era pif, perché la vita fa un commentino del cazzo. Ok? Ok? A me per culo non mi prendete. Perché io ho controllato la media del video. Ok? Il video dura 21 minuti e 39 secondi. La media del video è 6 minuti e 38. 6 minuti e 38. La media. 6 minuti minimo dovrebbe essere di 13, 14, 15 minuti su 21. La media è di 6 minuti e 38. Ma allora, ma chi cazzo volete pigliare per culo? Se non vi interessano i miei contenuti, disiscrivetevi dal canale. Chi cazzo vi mantiene? Chi vi tiene legati a stare qua a sentirmi? Chi vi mantiene? Chi vi mantiene? A me mi danno fastidio queste cose, perché io quando vado a guardare i video altrui, prima di commentare, se lo voglio lasciare un commento, me lo guardo tutto il video. Io stamattina mi sono visto il video di Simone Absim che durava 23 minuti, più del mio. Più del mio. E ho commentato poi rispondendo a una persona lì sotto, non commento diretto ad Absim, ma ho commentato rispondendo a una persona. Quindi a chi cazzo volete pigliare per culo? Per non parlarvi che tanti, tanti, tanti si guardano i miei video e non sono iscritti al canale. Ma iscrivetevi! Se ve li guardate, iscrivetevi al canale! Che cazzo vi costa mettere iscriviti? Non si paga! Non si paga! Non si paga nessuna tassa! Non si paga nessuna tassa per iscriversi al canale!
Io vedo, ragazzi, ho l'applicazione per controllare. Ma voi pensate che sono scemo? Ma pensate che sono da ride? Ve lo ripeto, a me, chi me lo mette in culo deve ancora nascere. Mo' ve lo dico mo', e non vi dici più, prima e unica volta. Se volete commentare i miei video, siete pregati di guardarveli tutti. Dal primo o l'ultimo secondo. Se no, desistete. Non lo aprite nemmeno. Buona giornata.